Salve, oggi vi propongo la ricetta della zuppa inglese. La zuppa inglese è un dolce tipico del centro Italia, è un dolce a cucchiaio e siccome casa che vai, ricetta che trovi, oggi vi darò la mia versione di zuppa inglese marchigiana. Passiamo ora agli ingredienti. Le quantità che vi dirò sono per 4-5 porzioni. Un litro di latte, 4 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai di farina, 2 uova grandi o 3 se sono piccoline, un pezzo di scorza di limone, un pezzo di cannella, 3 cucchiai di cacao amaro, circa 50 grammi, savoiardi e al kermes. Dobbiamo munirci di 2 pentolini, meglio se antiaderenti, e dobbiamo iniziare a dividere le uova, l'albume dal tuorlo. Il tuorlo ci servirà per fare la crema gialla e l'albume per fare la crema al cioccolato. Mettiamo 2 cucchiai di zucchero nei tuorli e 2 cucchiai di zucchero negli albumi. Con una frusta li battiamo un pochino. Ora passiamo a fare la crema al cioccolato. Battiamo gli albumi con lo zucchero. Aggiungiamo 2 cucchiai di farina, togliamo tutti i grumi della farina e poi aggiungiamo il cacao. Ecco qua, piano piano iniziamo a mettere un po' di latte. Ecco, quando tutto è stato ben amalgamato, mettiamo il restante latte. Giriamo ancora un pochino, piano piano se c'è qualche grumo di cacao o di farina con la cottura si scioglie, perché la crema bisognerà continuamente girarla, sia la crema gialla che la crema al cioccolato. A questo punto mettiamo anche la cannella e le due creme sono pronte per andare ai fornelli. Prepariamo anche delle ciotoline dove mettiamo uno strato di savoiardi che bagneremo con l'alkermes. Devono essere ben inzuppati. Passiamo adesso alla cottura. La cottura deve avvenire a fuoco basso e dovete mescolare sempre, girare sempre la crema
Quando la crema avrà raggiunto questa consistenza, è pronta. Possiamo spegnere e metterla nelle ciotoline. La nostra crema è pronta e adesso la mettiamo nelle ciotoline. Potete prima mettere la crema al cioccolato e poi la crema gialla. O se preferite, prima la crema gialla e poi quella al cioccolato. Lasciatela raffreddare fuori dal frigorifero per un pochino, poi mettetela in frigorifero e la nostra zuppa inglese è pronta.